Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Vogliamo tutto e il contrario di tutto, o perlomeno vogliamo tutto ma senza avere gli effetti collaterali. Il cliente vuole il servizio migliore, il prodotto migliore, l'assistenza migliore, ma facendo lo sconto, ma senza pagare troppo, ci mancherebbe altro, e lo vuole ovviamente subito. Noi vogliamo il riscaldamento e l'aria condizionata, ma non vogliamo avere un cielo inquinato, non vogliamo avere uno spreco di energia, non vogliamo avere un mondo avvelenato. Vogliamo un'agricoltura a chilometro zero, però poi non possiamo fare a meno del mango e della papaya. A proposito, avete notato che per esempio a Milano si trova il mango, la papaya, la quinoa, ma non si trovano le puntarelle romane? E come mai? Abbiamo già parlato di questa necessità di avere una visione sistemica per evitare queste contraddizioni così eclatanti. E non è di questo che oggi vorrei parlare, ma di questa schizofrenia che ci impedisce di considerare che ogni scelta che abbiamo ha un effetto collaterale. Inevitabilmente non c'è nulla che sia impeccabile senza effetti collaterali, senza avere un'altra faccia della medaglia, così come i diritti hanno come faccia della medaglia i doveri. Perché questo è il bello della vita, il fatto che ci sia sempre qualche sforzo da fare per ottenere il risultato, qualche rinuncia da fare per ottenere il risultato, qualche complicazione da fare per ottenere il risultato. Il punto è che a volte queste complicazioni sono incrociate, la mia produce un effetto negativo a te e la tua a me, ma qui allora entra in gioco il tema della società civile, del fatto che siamo un organismo unito e una fratellanza, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Quante cose però allunga il pensiero quando è fatto funzionare. Siamo partiti dal cliente che vuole tutto senza pagare niente e siamo arrivati alla fratellanza umana. Però il punto è questo, io credo che ci sia bisogno di qualcuno che ci metta di fronte a queste contraddizioni, che ci faccia capire il valore anche della fatica, il valore dell'effetto collaterale negativo, il valore delle cose che non vanno come dovrebbero andare, come vorremmo anzi che noi che andassero. Perché è troppo facile ragionare così, ragionare senza tener conto di queste conseguenze, di questi effetti, senza tener conto del fatto che nulla funziona da solo, senza che ci sia appunto la necessità di raccogliere da qualche parte i risultati, anche negativi, di quello che desideriamo. E quindi non mi resta a questo punto che augurarvi buon caffè, sperando che le conseguenze di questi caffè non siano soltanto negative. Senz'altro, spero che inducano a riflettere. Arrivederci a domani per un altro caffè e venite a trovarmi su paolopuni.it, ci conto.